Luciano Bottaro, a colloquio. Ma veramente, non aspettavo questo colloquio. Fosse successo qualcosa a mamma, Dio, non mo fa manco pensare. Si sono venuto a te a fare questo colloquio, è solo perché ho frate le asabi. Non dopo le sarà che sto, ma è giusto che certe cose le asabi. Dimmi è successo qualche cosa a casa, deve cassare le cose magre. Non un modo non sta buono, mamma, quale motivo ti ha portato a casa? Non ti preoccupare, mamma sta buona. Non sapevo manco che io sto un cacca. Ma che sta succedendo e sto impazzendo? Quale motivo ti ha portato a casa? Quello che vedo ogni settimana qua non è sincero e fuori male fa. Non mi ha detto che tu hai creato una scuola, perché se te ne hanno innamorato. Che sta dicendo frate non pazia, che mi va bene non è fa ste cose. Se rinde a lettere mi scrive ancora, se la vita mia e ma ti lascerò. E tu ci credi a tutte ste parole, e fatto non so come pensi che tu. Perché se ci credi a te da poco, non nascevi a casa da aspettare. Volesse non solo libertà, questo che mi amore essa povera, ma stunga che soffra che forza fa, e figlio mio vorrete la tua mamma. Dalla giovante non ti preoccupare, Cagillo, Cagillo non è digna alle guardare. Quello che vedo ogni settimana qua non è sincero e fuori male fa. Non mi ha detto ma che tu hai creato una scuola, perché se te ne hanno innamorato. Che sta dicendo frate non pazia, che mi va bene non ne fa queste cose. Si rinde a lettere mi scrive ancora, se la vita mia e ma ti lascerò. E tu ci credi a tutte queste parole? Poi fra, i fatti non so più, ma non so più. Perché se ci credeva a te da poco, non nascevi a casa da aspettare. E tu ci credi a tutte queste parole, o fatto non è come pensi che tu. Perché ci c'è da ne vattene le poche, ma se ne non nasce bestie da casa. Ti saluto, i frate. Ci vediamo al prossimo colloquio. Ciao, frate mio. Saluto a mamma. Le porto un bacio a mamma.